seconda inaugurazione del nuovo percorso di integrazione turistica all'interno del Cilento. Stamani il percorso da Pestum fino a Berlosguardo. Il principio è sempre quello di integrare la costiera col vasto comprensorio dell'interno del Cilento. Il motivo per cui abbiamo scelto di fare questa esperienza è proprio quella di creare un sistema di mobilità sostenibile sul territorio di Pestum Agropoli in particolare, ma poi anche verso l'interno, insomma. Cioè, tutto quello che ci siamo sempre detti in questi anni passati, bisogna collegare la costa all'interno, finalmente diciamo abbiamo un serio progetto sperimentale per quest'anno, ma che penso abbia le gambe per andare avanti anche negli anni successivi. Il sistema è il sistema del classico del city sightseeing, un sistema circolare. Il turista che vuole andare a camminare nelle gole del calore di Felitto, tanto per fare un esempio, può salire sul bus, arriva a Felitto, scende, fa il suo percorso naturalistico, quando è l'orario del ritorno del bus, risale sul bus e se ne torna a Pestum e così via dicendo. Certo, è sperimentale, però ritengo che sia un'ottima iniziativa che va in quella famosa direzione, cioè la costa e il Cilento, la costa e l'interno, perché quello che possiamo offrire in più a Pestum e Agropoli ce l'abbiamo tutte alle nostre spalle, al nostro interno.